Buongiorno a tutti, il mio nome appunto è Paolo Lombardi, Trento Rise. Vi presento l'acceleratore Finodex. Allora, come vedete, questo è un altro acceleratore sempre della serie che stiamo seguendo. Ha una struttura molto analoga, per cui ci sarà molto da fare negli stessi mesi che avete visto e ve lo illustrerò tra un attimo. I partner qui sono attivi in Trentino, sono tre. Quindi, come vedete, voilà, c'è una slide apposta. Sono tre, ve li illustrerò alla prossima slide. Che cos'è questo acceleratore? Questo è l'acceleratore concentrato, focalizzato sui dati aperti. Come è stato detto prima, il Trentino è all'avanguardia a livello nazionale sull'apertura dei dati e sull'interconnessione di questi dati per abilitare delle nuove funzionalità e nuovi servizi al cittadino, in particolare per la Smart City, ma anche in generale per altre attività. Ci sono già delle sperimentazioni di aziende trentine, una ieri è venuta a illustrarcelo, quindi so che c'è grande fermento, per cui speriamo di vedere arrivare tante applicazioni dal Trentino. Quindi piattaforma Fiverr come per gli altri e Open Data, questo per Finodex. I partner sono questi, quindi è direttore del progetto Zabala, che è un'agenzia di innovazione basata a Pamplona, quindi in Spagna. Poi è con noi il Copenhagen Business School. Azolif è un cluster di aziende spagnolo. Europe Unlimited è un partner europeo, anche di altri. E poi in Trentino abbiamo Engineering, che è il responsabile della piattaforma e quindi può aiutare direttamente a sviluppare in particolare i progetti software di connessione. Trento Rise, che ha la funzione in questo caso di acceleratore business, con in particolare il progetto TechPix, che è sotto la mia responsabilità, e non lo vedete qui, ma c'è la Fondazione Bruno Kessler, che con il gruppo che si occupa di Open Data può dare supporto a livello tecnico sul lato, quindi ripeto, engineering lato piattaforma, FBK lato dati aperti. Ok. Di cosa si occupa il progetto? Il progetto ha una serie di interventi, c'è un intervento di formazione sulle attività, dicevo prima, quindi piattaforma, business e dati aperti. Stessa cosa il supporto e il mentoring, la connessione ovviamente con le altre attività FIPP, e oggi ne ho un esempio. E le cose più importanti, naturalmente, o più interessanti per le aziende sono i finanziamenti. Come Stefano De Panfilis diceva prima, questi sono grant, per cui non c'è una parte di cofinanziamento, ma funziona come un funnel, come per gli altri acceleratori. Quindi avremo delle call strutturate in questo modo, noi ne abbiamo due. C'è una prima fase di raccolta della proposta che non viene finanziata. Dopo questa prima fase si selezionano 50 progetti che ricevono 10.000 euro di finanziamento e 2 mesi di tempo per proporre un design. A valle di questo c'è una seconda fase di selezione dove i 50 progetti vengono ridotti a 30, e su quelli c'è un ulteriore finanziamento di 40.000 euro e poi alla fine una fase di 10. Una selezione di 10 ulteriore per la fase finale. Queste sono le cifre, quindi dicevo, prima fase non c'è funding, è la domanda, ma già dopo la prima fase 50 progetti ricevono 10.000 euro per continuare. Quindi 40.000 e quindi 50.000. Alla fine c'è anche una selezione finale con dei premi ulteriori. Quindi qui si possono arrivare a ottenere fino a 170.000 euro per il primo premio, quindi 100.000 euro per 10 selezionati. Come vedete, l'ingresso, entrare nella fase iniziale è molto importante per poter accedere al funnel successivo. Quindi l'invito è di fare attenzione e già al primo inserimento. D'accordo, quindi la prima call è
Sarà a settembre, anche qui le date non sono ancora specificate meglio, quindi tenete d'occhio il sito del progetto, anche il canale Twitter, @finodexproject. Abbiamo anche un sito LinkedIn già attivo se volete collegarvi anche lì. La prima call, dicevo, a settembre, la seconda prevista in primavera 2015. Ok, le call saranno su una piattaforma online che è F-Success, anche lì abbiamo già la pagina attiva. Se vi collegate su fsuccess.com, alla pagina Finodex, potete chiedere di iscrivervi agli update, quindi poi vi vengono automaticamente mandati gli aggiornamenti. Social network, dicevo, Twitter, seguiteci. Io avrei terminato, sono naturalmente a disposizione per approfondimenti. Grazie.